venuti in erbusco, dotati di tutta l'attrezzatura che serve. Andiamo sul Montorfano, questo monte che non è troppo alto, sono 250 metri, ma è lunghissimo, quindi dovremmo trovare dei sentieri che rimangono in cresta piuttosto lunghi e interessanti. Insomma, salita qua, non sarà lunga perché il monte è piuttosto basso, però insomma, ha degli strappetti abbastanza impegnativi. Bellissimo, ragazzi. Ci sono un bel po' di sentieri che si intrezzano, molto interessanti. Piuttosto flow. Occhio! Questa è l'idea che ci porti un po' fuori. Ma proviamo a vedere. Bella queste rocce. Stiamo cercando di risalire a piedi, tagliando in mezzo al monte per riprendere quota, perché ci sono tantissimi sentieri che si intrecciano. C'è uno che dovrebbe rimanere in cresta fino a Rovato. Vogliamo andare a prendere quello. Cosa che non sapevo dell'elettrica, guardate,
modalità walk. Neanche a portarla in salita fa fatica. Com'è che funziona? Selezioni modalità walk e lei va a passo d'uomo? Esatto, l'importante è avere il dito cliccato. Dito cliccato per il freno? Ah, tu clicchi e lei ha un... va in trazione, cioè ti dà un aiuto. E se molli? Molli il tasto e lei si ferma. Ma dai. Ha molto meno fatica. In questi casi. Madonna della pace. Ok, siamo tornati sulla cima. Il volo. Oh. Occhio che ti cappotti come niente. Che bel verde, che bel verde, che giornata che è uscita, bello perché ha tutto un sali scendi. Ciao. Atterrare l'elicottero qua. Sì. Siamo quasi in fondo, qua c'è un altro sentiero, pieno di sentieri questo monte. Dovremmo essere quasi verso Rovato, no?
e siamo arrivati su questa collinetta in questo monumento. Bello, tutto il sentiero di ritorno passa attraverso le vigne. Abbiamo fatto salita e poi tutto questo sentiero rimanendo in cresta e cercando i bei sentieri. Veramente un gioiellino, ve lo consiglio.